Dilettanti e professionisti. Se uno vive l'attività calcistica da professionista, anche nei dilettanti nessuno. Ma Poi certi aggettivi vanno messi, ma si possono anche non mettere. Così parlava Paolo Ponzo, 513 gare da professionista tra Serie A, B e C riguardo a certe situazioni e a certi personaggi del mondo dilettantistico ligure. Aggettivo che si può mettere o no, quello di dilettanti, tanto che per i protagonisti di questo servizio sembra proprio calzante l'aforisma dell'ex giocatore di Cesena e Modena, perché l'allenatore del Campomorano Marco Pirovano e il mio mister del Vado, Beppe Maisano, dilettanti, sembrano esserlo davvero solo per la categoria di appartenenza. Professionisti tra i dilettanti, e questo è il modo più giusto per descrivere due tecnici che davvero con l'aggettivo dilettantistico non c'entrano proprio nulla. Carriere diverse, ma per certi versi uguali quelle dei due allenatori. Una vita dedicata al calcio, prima da onesti giocatori, lì dove forse l'aggettivo di prima era veramente pertinente, poi da allenatori, dove pian pianino, successo dopo successo, la dicitura ha cominciato a star stretta ai due mister genovesi. Una carriera da predestinati che inizia praticamente negli stessi anni, con anche il primo successo arrivato per entrambi nello stesso anno. È il 1983 quando Beppe Maisano porta il CFFS San Pier d'Arena in seconda categoria da allenatore e giocatore, e nello stesso tempo e nello stesso ruolo Pirovano comincia ad allenare l'Esacontro e vince un campionato WISP con annessa Coppa Italia, uno dei più bei successi della carriera, dichiarerà poi il tecnico genovese. Da qui strade che si dividono per sfiorarsi e allontanarsi di nuovo. Il rampante Maisano porta il CFFS in prima tra l'86 e l'89, mentre il pacato Pirovano vince col Borgoratti guidandolo in promozione, categoria che vincerà due volte in tre anni con la Bolzanetese, che sale in eccellenza nell'87, scende l'anno successivo mentre Pirovano al Baiardo, ma richiamando l'ex tecnico è di nuovo promossa nella Serie A dei dilettanti. Si arriva così agli anni 90, la gavetta per i due maghi ormai è fatta e il decennio di fine millennio porta ancora successi. Maisano viene promosso col Busale in eccellenza e inizia nel 97 la sua storia d'amore con la Sestrese, con la quale centra il double campionato e coppa in eccellenza, sconfinando in Serie D, categoria che non disputerà, così come Pirovano non disputa l'eccellenza. Caratteristica simile questa tra i due che arrivano a toccare i massimi traguardi e poi tornano indietro. Gli anni 2000 sono quelli della consacrazione dei due, che realizzano i loro assoluti capolavori. Pirovano, dopo una promozione al Castelletto, arriva a Campomorano diventando fautore di un progetto ambizioso. Maisano, dopo tre anni da responsabile tecnico e uno da allenatore juniores coi verde stellati dove vince tutto, plasma la Sestrese dei record. Una squadra che rimarrà nella storia e che spazza via ogni primato di categoria, così come sbricia l'avversario del calibro di Pontedecimo e Virtus Entella. La Sestrese di Grazzini, Amirante e Ramenghi, con 11, con il quale Maisano finalmente decide di partecipare alla Serie D, con risultati ovviamente importanti che fanno rima con un ottavo posto. Destino nuovamente simile per Marco Pirovano, che scala col Campomorone dalla prima all'eccellenza in 4 anni, qualificandosi sempre tra i primi tre e decidendo, dopo il ripescaggio della scorsa estate, di partecipare finalmente all'eccellenza, smentendo gli scettici e le male lingue con un campionato fin qui ricco di soddisfazioni. Due carriere parallele che spesso si toccano, dicevamo, e che parlano di qualcosa come 14 promozioni centrate complessivamente. Praticamente tra i due, una ogni 2 anni. Per Maisano lo schema prima di tutto da forgiare sulle caratteristiche dei giocatori, per Pirovano la testa, l'applicazione e i giocatori, appunto, punto di contatto tra le filosofie calcistiche dei due, che sembrano così lontane, ma che sono alla fine non poi così diverse. Una meticolosità di sacchiana memoria per l'ex verde stellato, anche se il paragone che preferisce di più è quello con Carletto Mazzone. Grinta e modo di vedere il calcio la nevioscala a prima maniera per l'attuale tecnico del Campomorone, che dall'ex parmigiano ha ribato qualcosa più che semplici schemi. L'uno per i giocatori è un maestro di vita, l'altro un padre, uguali e diversi, vicini e lontani, Maisano e Pirovano sono davvero quanto di meglio la scuola genovese abbia potuto produrre negli ultimi 20 anni. Inutile dire che l'eccellenza 2012 passerà inevitabilmente per le loro lavagne.